Bentornati, terza puntata di questo processo alla regata, sempre più intrigante qui al Villaggio Hannibal, campionato italiano assoluto di vela d'altura, trofeo Stroili. Guardateli bene gli ospiti che abbiamo di tutto, olimpiadi, titoli mondiali, però abbiamo detto trofeo Stroili. Che significa trofeo Stroili? Ce lo dirà uno degli ospiti, Maurizio Merenda, che rappresenta proprio lo sponsor, il title sponsor di questo campionato, Stroili. E poi eccoli qui, grandi nomi, grandi velisti, Alberto Leghissa, Selene, leghista, poi sarai leghista tu, ma no. Chi, ma quando mai? Furio Benussi che invece è su Duvetica Grey Goose, come dici? Leghista. Va bene, abbiamo detto di Maurizio Merenda e poi un olimpico, Giuseppe Angilella, che è su 2R nel vento, che è un first 40. Va bene, quindi abbiamo rappresentate un po' le flotte di questo campionato, abbiamo anche rappresentato lo spirito, perché qui abbiamo già fatto altre puntate, abbiamo parlato di tanti aspetti della vela d'altura, però insomma abbiamo Maurizio Merenda che rappresenta lo sponsor. Ogni volta noi della vela che abbiamo a che fare con uno sponsor abbiamo in ordine di importanza, primo, una grossa riconoscenza, una grande soddisfazione, e soprattutto il secondo punto, almeno per quanto mi riguarda, vogliamo fortemente che lo sponsor resti soddisfatto del suo rapporto, del suo incontro con il mondo della vela, perché troppe volte abbiamo visto sponsor che hanno fatto toccata e fuga. Quindi chiediamo a Maurizio Merenda le sue prime impressioni ormai alla vigilia della chiusura di questo campionato. Io sono condizionato dal fatto che anch'io sono velista, con una barca abbastanza competitiva, non a questi livelli ovviamente, però diciamo fra amateur in classi crociera, e quindi amo moltissimo questo sport, e quindi questo è quello che ci ha soprattutto diciamo dato il là all'idea di cominciare a lavorare con qualcosa sul mondo della vela. Ho gli amici dell'Hannibal, dove tengo la mia barca e con i quali faccio delle regate con alcuni di loro, dei ragazzi eccezionali, le vinciamo anche o perlomeno andiamo a premio, e quindi questo, cioè questa adrenalina, questo piacere incredibile che è competere a vela, ha fatto sì che anche noi di Stroili, che pure siamo nel mondo diciamo che magari potrebbe anche non centrare con il mondo della vela, in realtà ci ha appassionato. Siamo soddisfatti? Assolutamente sì. Giornate spettacolari con delle performance incredibili, grande invidia per chi è che mi sta seduto qui accanto, l'invidio molto, e certamente. Ma tu non sei in regata perché sei sponsor e non volevi diciamo fare conflitto di interesse, no, perché io non sono in regata perché devo lavorare. Ecco, qualcuno, per mancanza qualcuno, di tempo. Qualcuno deve lavorare per Senti, poter hai detto una cosa interessante, hai detto io sono appassionato di vela, ma insomma io penso a Patrizio Bertelli con Prada, penso a Marco Tronchetti Provera con Pirelli e mi chiedo, ma bisogna necessariamente essere appassionati di vela per diventare sponsor importanti del mondo della vela, o c'è qualcosa che dal punto di vista del manager aziendale si può chiedere all'essere sponsor di uno sport come la vela? No, beh, secondo me è uno sport che assolutamente si presta a sponsorizzazioni, perché diciamo è uno sport di elite fra virgolette, no? È uno quindi sport di valori, come piace di valori dire, veri, no? di sport, di gente sana, di gente a posto, cioè tutto, è un bellissimo mondo, e quindi si presta, e lo vediamo in tutte le regate importanti anche sul Tirreno, che ci sono dei grandissimi sponsor, e a parte la Vuitton Cup, che voglio dire per eccellenza, Omega è chiaro, e quindi è ovvio che si presta. Credo che qua in Italia a questo livello probabilmente si dovrebbe diffondere di più l'evento, no? Quindi noi ci abbiamo provato, per esempio noi abbiamo un sito con 1 milione di fan, una cosa importantissima, e l'abbiamo messo per tante settimane sulla home page. E, ecco, troppo se ci fosse, spesso dico io vediamo degli sponsor che mettono resta la pecetta locale, e poi no, se ne vanno, locale. Si disinteressano, la partecipazione dello sponsor a promuovere il momento sportivo è fondamentale, certo. Insomma, no? Quindi passione sì, ma anche interesse sinceramente. Benissimo, allora ti aspettiamo in regata, la prossima sponsor e regatante Furio Benussi e Alberto Leghissa. Voi insomma di sponsor, rapporti con sponsor, regate, eventi, progetti velici, insomma veramente ne fate di tutti i colori. Tu Furio sei reduce da una clamorosa
sfida vittoriosa alla Barcolana ultima, no? Con questo Fast and Furious Sailing Team. Adesso però c'è una nuova sfida che è iniziata da questo campionato italiano con Duvetica, Grey Goose, e finirà con il Mondiale. Raccontaci un po' il punto della situazione. Beh, il punto della situazione è che noi abbiamo iniziato ad allenarci con questo progetto a novembre, siamo andati in mare a febbraio e oggi siamo arrivati qua. Il fulcro è un armatore per cui stiamo cercando di abituare l'armatore a stare in mezzo a questa flotta, che non è facile. Siamo supportati da tanti sponsor, anche in grazie alla Barcolana, perché la Barcolana è un evento, e qua volevo cogliere un attimo quello che diceva Maurizio, che la Louis Vuitton come popolarità è meno conosciuta della Barcolana. Se parliamo di Coppa America, allora va bene, ci stiamo, ma la Louis Vuitton è meno conosciuta. Questo te lo dico perché abbiamo fatto uno studio lo scorso novembre a Milano su un test di 1000 persone. Parla, come si dice, quindi cara Louis Vuitton, prima c'è la Barcolana. Qui a Trieste, qui in questa zona, nel Golfo di Trieste, i velisti sono tanti, la vela è uno sport che è la base, cioè tutti andiamo per mare, poi alla fine, però devo dire che abbiamo la fortuna di avere un traino grande che è la Barcolana, e per cui da quel traino che è la Barcolana noi siamo riusciti a sviluppare un progetto fatto di sponsor, perché noi non abbiamo la barca di proprietà di un cantiere, abbiamo lavorato con gli sponsor e siamo qua. Stiamo combattendo per la categoria crociera, non siamo benissimo nell'overall perché siamo decimi, però devo dire che domani sarà la giornata unica, vivi o muori, perché siamo tutti a pari punti praticamente, e chi vince si porta a casa il titolo della classe bello, crociera. Bello, bello questo, win or die, mi piace questa cosa. D'altra parte lo spirito agonistico nella vela d'altura, Alberto Leghissa, esiste e abbiamo già nelle puntate precedenti del processo alla regata sottolineato questo aspetto, perché la gente dice bisogna aspettare il rating eccetera, invece qui si corre all'ultimo respiro, all'ultimo secondo. Sì, ma veramente. Come sta andando a Selene? Ci sono barche che hanno delle performance molto simili, pertanto siamo veramente prua a prua a lottare per ogni boa, per ogni ingaggio. E le partenze ovviamente sono quelle che fanno da padrone poi per tutto il discorso tattico della regata successiva. A Selene come sta andando? Selene si sta preparando, siamo abbastanza contenti. Siamo abbastanza contenti, naturalmente si spera sempre di vincere, ma ne vince uno solo, pertanto stiamo capendo alcuni aspetti della barca. Noi cerchiamo di puntare al mondiale, pertanto questo è un passaggio. Oggi, in questo campionato si assegna un titolo, per cui è una cosa molto importante, assolutamente. Titolo italiano. Quindi. Titolo italiano, e il progetto Selene è partito 2 anni fa e con l'obiettivo mondiale. Senti Alberto, non voglio metterti in difficoltà e ci torneremo in altri processi alla regata, però Swan 42 siete 3 barche, una di queste barche, tra l'altro sono amici, sono persone, un equipaggio molto carino. Be Wild ha avuto una vicenda di controllo di stazza, per cui ha avuto una penalizzazione sulla classifica. Allora, la domanda è, anche per chi ci segue da casa, perché non è che noi vogliamo poi nascondere la polvere sotto al tappeto, no? Come si dice. Cosa è successo e come l'avete vissuto voi anche da amici e avversari? Ma noi portiamo molto rispetto per i ragazzi di Be Wild, li conosciamo bene, ci siamo scontrati più volte. La questione delle stazze, quindi dei controlli di stazza, ha parecchie zone grigie. Purtroppo il sistema di controllo spesso non è precisissimo, pertanto è difficile capire effettivamente il vero assetto della barca. Ci sono talmente tanti componenti che vanno a costruire quello che è il rating. E se qualcosa va un po' fuori da questa perfezione, effettivamente ci sono dei problemi. Io penso che sia un qualcosa anche di cultura, tutto sommato. Ne parlavo anche con degli stazzatori, no? Anche con altri velisti. Cioè, tutto sommato si partecipa a queste regate con delle barche performanti, preparate o a volte anche meno preparate, ma comunque se viene fatto un controllo di stazza e si parla di bordi liberi,
che non tornano, a un certo punto anche l'armatore stesso, o lo skipper, o il project manager di quella barca, è giusto che faccia una crescita sua culturale nei confronti di quello che sta succedendo, tutto sommato. Assolutamente sì, io credo che da qualche parte ci sia, io credo ci sia buona fede, perché certo, come sappiamo, certo. Be Wild si presenterà anche il mondiale, io non credo che si sia volutamente preparato in maniera diversa per questo italiano, pertanto da qualche parte c'è forse qualche imperfezione che adesso andrà rimessa a posto, e quindi io credo che sia anche un lato positivo per loro, anche se adesso ovviamente con la squalifica non possono più puntare alla vittoria come hanno fatto lo scorso anno, che del resto sono stati controllati e hanno vinto l'italiano. Certo, sono comunque in buona posizione nonostante... Non sono tanto lontani, infatti è ancora in corso. Allora, Peppe Angilella, abbiamo detto, olimpionico. Peppe, qui poco fa c'era seduto in un'altra puntata Dodo Gorla. Tre Olimpiadi, due medaglie di bronzo nella classe Star. Tu hai fatto l'Olimpiade a Londra 2012, grande Dodo. E soprattutto siamo ospiti di un luogo che esiste perché un grande olimpionico della vela italiana, Sorrentino, ha, diciamo, ha avuto una visione di creare questo polo nautico. Quindi, insomma, mi piace questa cosa di avere un velista olimpico come te. Però tu, oltre a un velista olimpico, adesso sei un velaio, sei un imprenditore, sei un professionista del mondo della vela. E sei qui con questa barca che si chiama 2R nel vento. Come sta andando a 2R nel vento e come ti senti qui all'Hannibal? Ma intanto l'accoglienza è stata eccezionale, Trieste come sempre ha regalato emozioni, anzi più del solito, perché solitamente è una zona di pochissimo vento, invece abbiamo trovato condizioni meravigliose, devo dire. In particolar modo oggi siamo riusciti a portare a casa tre prove con condizioni di vento un po' più forte, un po' di onda, e quindi devo dire siamo molto soddisfatti. Io 2R è la prima volta che regatavo con loro, ho trovato dei bravissimi ragazzi, bravi velisti. Siamo cresciuti prova dopo prova e diciamo che puntiamo a entrare nei primi 5 di classe, con l'obiettivo ovviamente di migliorarci ancora di più per il mondiale. Faremo qualche piccola modifica e vediamo che succede. Allora ragazzi, in conclusione, solito giro che stiamo facendo anche nelle altre puntate del processo alla regata. Il tema del momento è la Coppa America, questa sfida Emirates Team New Zealand contro Oracle. Questo foiling è la coppa giusta, vi piace, non vi piace, per chi fate il tifo? Quindi un rapido giro finale a volo d'angelo, a cominciare da te Peppe. Ti piace questa coppa? Per chi fa il tifo? Allora, io sinceramente preferivo la coppa di un tempio, perché le barche erano un po' più simili come velocità, il match race c'era un po' più contatto con le barche, era più divertente. È chiaro che bisogna seguire la tecnologia, quindi non puoi oggi non avere i foil, non avere i catamarani. Bisognerebbe trovare delle regole di stazza che permettano alle barche di essere un po' più simili come velocità. Io personalmente, ma sono di parte, Peter Burling è un mio carissimo amico, ci siamo allenati insieme, abbiamo regatato insieme, quindi è chiaro che tifo per lui. Bravo, hai capito? È amico del timoniere che sta per vincere la Coppa America. Certo, certo. Ma io invece sono, cioè, anch'io penso che insomma la Coppa America come me la ricordo io, Luna Rossa eccetera, aveva il suo fascino, però devo dire che la sto abbastanza guardando e sono veramente esterefatto di quello che fanno, cioè pensare che con 10-12 nodi fanno 32-34 nodi è una cosa che secondo me è una cosa che in futuro le vedremo sulle nostre barche, sono sicuro, è una Formula 1 all'ennesima potenza. Tifo New Zealand perché insomma un po' di nostalgia del passato, quindi. Trovare in Italia qualcuno che non tifi per New Zealand al momento è impossibile, per ora siamo al 100%. Un manager quindi che abituato a guardare nel futuro dice che nel futuro anche nelle barche di crociera ci sarà foil, e io chiedo e alle rigidi chissà, e lo chiedo a dei professionisti della vela, e soprattutto cosa pensate di questa coppa? È una cosa nuova, non è una coppa come eravamo abituati a vedere. Difatti fanno la coppa con i J-Class, fanno le regate dei J-Class, fanno altre regate, questo bisogna dirlo. Sicuramente bisogna essere, devo dire, sono ragazzi giovani, quindi probabilmente non sono alla mia età da dire, non saprei dare un giudizio. È una cosa nuova, è una cosa affascinante, è una cosa incredibile da vedere, però non è vela. E
non è vela. Molti hanno detto questa cosa, è un altro sport. È un altro sport. È un'altra cosa. Sono diverse anche le geometrie, ma le geometrie della regata, non c'è più il match race, no? Le virate, le strambate. No, probabilmente il match race a volte c'è. Non si capisce, non si capisce. Però non è il match race a cui eravamo abituati, cioè classico, è diverso, è diverso. Sì, sono dei missili che vanno su, che vanno a 100 km all'ora quasi, diciamo, no, dai. No, ci sono arrivati. Sono arrivati a 100 km all'ora sul mare, sono delle barche, delle cose che volano sull'acqua, per cui devo dire bravissimi ragazzi, bravissimi tutti, tifo New Zealand, speriamo che cambi qualcosa, che diventi una coppa più come era una coppa di una volta, cioè nazionale. Cioè noi tifavamo il Moro di Venezia, è una azzurra, certezza. Mascalzone, Luna Rossa e queste era più televisiva e perché la mattina il pubblico si appassionava. Al bar, quando prendevi il croissant, la gente parlava di strambate, delle nazionali di vela. Questo qua, diciamo che qua non si tra le tante cose di cui si discute adesso è fosse una squadra italiana, però sarebbe. Che dicevi? Se ci fosse un team italiano in finale, tutti parlerebbero del team italiano, perché l'Italia è fatta così. Infatti questa no, perché in più è finita su Premier, certo. Beh, Luna Rossa si è ritirata per ragioni, Luna diciamo Rossa anche ha finanziato New Zealand e poi si è appoggiata tutto quello che c'è su New Zealand, il 50% è Luna Rossa. Tranne i grinder a pedali, quelli loro ci tengono, i ciclisti è roba loro. Alberto, l'ultima parola a te. Ma allora io ho dovuto ricredermi, pensavo fosse solamente una gara di velocità, in realtà c'è della tattica, ci sono delle virate, c'è della copertura, c'è anche del match race, diverso da quello che conosciamo noi, dalla Coppa America con barche che andavano a 9-2 invece di 32, no? a 11, va bene. Poi in realtà la vela va avanti, si parla molto di vela di vento apparente, non strambano più, virano anche di poppa perché esatto, il vento apparente bravo, gira bravo, per prua, bravo. Per cui si apre tutto una discussione. Ma c'è questa querelle legale? Si sa qualcosa? Ma adesso diciamo che nelle ultime ore è uscito fuori sui social che forse gli americani, tra le varie strategie, stanno pensando anche a possibili proteste di stazza nei confronti dei neozelandesi. Io penso che sarebbe veramente l'ultima spiaggia per loro, perché già sono invisi a tutto il mondo della vela per quello che stanno facendo, insomma, i cambi di regolamento continui, cioè, quindi una eventuale protesta, soprattutto se non fosse basata su dati concreti, sarebbe una caporetto finale definitiva. La Coppa America è sempre stata così, però, perché bravo, il detentore bravo, era sempre deciso, l'ultimo, non puoi fare questo, non puoi fare quell'altro. Aspetta che non ti sentiamo, che dicevi? No, questa volta sono riusciti anche a prendere un punto dalle qualificazioni bravo, delle finali. Questo credo non c'era mai visto. Assurdo. Ma, ecco, lui di New Zealand era non far danni. Tu dici che New Zealand gliel'ha lasciato, sì, nelle qualifier non detto, far danni e non far facciamo danni. Vedere neanche perché hanno cambiato passo dalle qualifier alla finale ha con lasciato, Artemis. Ma con Artemis si è lasciato vincere le partenze, esatto, sì. Perché adesso non gliele lascia vincere. Cioè, adesso vabbè. Vince le partenze, insomma, va via lui. Insomma, cari amici, avete capito che qui le discussioni impazzano e continueranno tutta la notte, perché ormai, come vedete, prima abbiamo iniziato con una puntata con il sole, poi abbiamo avuto il tramonto e adesso siamo ormai all'imbrunire. Però siamo alla vigilia della giornata conclusiva di questo campionato italiano assoluto di vela d'altura, trofeo Stroili, grazie ad Alberto Leghissa. Grazie su Selene, a Furio Benussi su Duvetica Grey Goose, detentore, defender della Barcolana, grazie all'olimpico Peppe Angilella su 2R nel vento e soprattutto grazie, tanto grazie a Maurizio Merenda, Stroili, sponsor, title sponsor di questo trofeo. Alla prossima del processo alla regata.